take me. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi siamo qua per fare il pronostico della partita Atalanta-Roma. Atalanta-Roma che si giocherà oggi alle ore, domani, insomma io sto registrando ieri ragazzi, ma si giocherà oggi alle ore 18. Voi lo vedrete quando appunto sarà sabato ragazzi. Sabato si giocherà oggi alle ore 18 Atalanta-Roma. Non vi preoccupate, questi pronostici ragazzi poi quando uscirà FIFA 18 con tutte le maglie nuove e cose facciamo su FIFA 18, però per adesso facciamo su FIFA 17 perché comunque non abbiamo, cioè non abbiamo FIFA 18, quindi non possiamo fare con tutte le maglie nuove. Quindi ragazzi, intanto le squadre stanno entrando in campo, stanno entrando in campo ragazzi. Ho fatto tutti i cambi, ho messo i nuovi giocatori, ho messo tutto ragazzi. Eccoci qua ragazzi, l'allenatore non l'hanno messo e questa è la formazione. Perfetto, quindi ho messo tutti under, però non l'ho messo in panchina perché non me l'ha fatto fare. Quindi ragazzi, inizia adesso Atalanta-Roma. Andiamo, vediamo un po' come va. Con Papu Gomez subito a prendere il pallone. Freuler allora per Toloi. Ricordiamo che l'Atalanta è un po' svantaggiata in questo inizio di stagione perché ha preso, cioè ha ceduto Kessié e Conti, che erano proprio il pilastro fondamentale dell'Atalanta. Anche se il Papu Gomez per fortuna è rimasto, perché sennò comunque l'Atalanta stava alla fine con nessuno, solo Petagna. Ma comunque ragazzi, Petagna deve ringraziare il Papu Gomez, che comunque gli dà palloni che gli permettono di andare in porta e magari mettere la palla anche in rete. Quindi potete capire Spinazzola, che appunto vicino all'addio. Adesso ancora non l'ho cambiato perché Spinazzola per adesso è ancora un giocatore dell'Atalanta, ancora non è andato alla Juventus, però non si è presentato agli allenamenti ragazzi. Ancora non so come si fa a non presentare allenamenti, cioè la società ti paga, il menu di FIFA l'ho messo. Attenzione Bruno Perez, siamo attenti Bruno Perez, subito la Roma che attacca, che nelle amichevoli non sono state molto buoni, le amichevoli della Roma assolutamente no, persa, ricordiamo, la partita contro il Celta di Vigo 4-1, veramente una partita da dimenticare, soprattutto il primo tempo ragazzi, Roma assente con Di Francesco, speriamo che comunque Di Francesco, intanto qua, mamma mia, attenzione, è dopo tante, certo, dopo tanti ribatti, guardate qua, dopo tanti rimpalli, intanto sombrero di Strootman, qua di mezza rovesciata ci è andato, e ovviamente la difesa non lo ferma, e quindi 1-0 Roma, Kevin Strootman, e allora ripartiamo dal secondo tempo. Nainggolan, Rafael Toloi, ottimo, Mounier qua sbaglia il passaggio, allora Nainggolan, Strootman, vediamo cosa si mette qua, Strootman, Kevin Strootman, attenzione Florenzi, Berisha para senza problemi, la blocca più che altro, e quindi ci va Jasmine Kurtic, vediamo un po', per Spinazzola, stiamo attenti, no, ancora Strootman. Ricordiamo ragazzi, non si sa ancora se Strootman andrà alla Juventus, se dovrebbe andare si penalizzerà ancora molto di più la Roma come ha fatto, perché secondo me non ha fatto grandi acquisti, cioè Gonalon ragazzi, insomma non è che mi convince tanto, però comunque la difesa pure un po' da sistemare, 4 gol presi dal Celta di Vigo, una squadra di media bassa classifica, non è proprio certo un granché. Attenzione Nainggolan, vediamo se gira Raja Nainggolan, murato, e allora può ripartire Kurtic, allora attenzione Petagna, Papu Gomez, il Papu si gira, niente da fare, però è mano lassa, allora ancora il Papu Gomez, Spinazzola, Bruno Perez ha rischiato ma è stato bravo, ha preso il pallone, quindi calcio d'angolo per l'Atalanta, Papu Gomez, attenzione cross in mezzo Toloi, allora ancora il Papu Gomez la mette in mezzo, però è fuori gioco. Attenzione Raja Nainggolan, Esharawi, bravissimo qua Mounier, recupera un gran pallone, Mounier, attenzione Esharawi, prova un cross, ma comunque la palla era già uscita, quindi sarà rimessa laterale per i bergamaschi, Mounier, Freuler, attenzione Freuler, ottimo per Toloi, vediamo un po' cosa si mette a Toloi, Ilicic, attenzione qua, brutto il passaggio, Bruno Perez, Florenzi, molto più forti dell'Atalanta che possono andare in Europa con Milan e l'Inter che si sono rinforzate, quindi per l'Atalanta quest'anno sarà molto difficile a puntare all'Europa League, potrebbe puntare a metà classifica secondo me ragazzi, perché anche il Torino si è rinforzato, ha fatto rimanere un Gallo Belotti che era destinato a Milano, al Milan, quindi insomma così. Attenzione Ilicic, niente, brutto il passaggio, intanto qua infortunato
Freuler. Fortunato, e quindi si ricomincia da un calcio di punizione per la Roma. Ed Dzeko che ovviamente deve battere così, Berisha neanche ci va. E quindi rimessa dal fondo che batterà Berisha. Jasmine Kurtic, attenzione Kurtic, il passaggio per Petagna. Petagna, Petagna si gira, Petagna si gira, Petagna si gira, e Shaarawy ha preso il pallone, si è visto anche da qua. Ha preso il pallone, quindi può ripartire la Roma. Strootman, 3 minuti di recupero. Allora il Shaarawy, e Shaarawy, Meunier, ottimo Meunier. Attenzione Meunier, vediamo cosa si inventa qua Meunier. Il passaggio a Petagna, Petagna si gira, cross in mezzo, Petagna De Rossi la blocca di petto e quindi può ripartire Florenzi. Eccoci ragazzi, ho fatto i cambi, anche l'Atalanta ha fatto i suoi cambi. Ovviamente io stiamo, adesso ho preso la Roma e ho fatto i cambi con la Roma. E per l'Atalanta è stato Paloschi, non ho visto che è uscito. E intanto per noi ho fatto entrare Gunalond ed è uscito De Rossi, l'ho visto abbastanza spento in questa partita. E quindi vediamo se l'acquisto da Lione possa fare bene qua con la Roma. In Europa League si è visto molto con il Lione, spero che lo faccia anche con la Roma. Strootman, attenzione, Edin Dzeko. Edin Dzeko, Edin Dzeko, attenzione al passaggio a Bruno Perez, Bruno Perez, Berisha, ottima parata qua del portiere ex Lazio. Allora Shaarawy, cross in mezzo, gli dice ci allontana, poi Paloschi può ripartire. Ricordiamo Paloschi ragazzi, lo dovevo cambiare ma perché era andato alla Spal, ma lo devo cambiare comunque. Attenzione Paloschi, se ne va benissimo, non concediamo troppo questi spazi in difesa, purtroppo la Roma infatti la difesa non sta messa bene, attenzione Paloschi. Paloschi, vedete ragazzi, purtroppo la difesa non è quella che è, purtroppo. Quindi gol 1-1, si parte dall'1-1 per tutte le due squadre, cioè grazie al cavolo. Comunque, andiamo, vediamo di fare il nostro lavoro, Florenzi. Dai, cerchiamo di non partire male in questa stagione e cerchiamo di fare gli stessi punti che abbiamo fatto in questa stagione, ovvero ben 87 punti, record. Attenzione, Strootman. Dzeko, Gonalon, scusate. Gonalon per Bruno Perez, può provare il cross in mezzo. Bruno Perez, Dzeko! Berisha, mamma mia, Dzeko si sta facendo subito notare qua. Dzeko, ottimo, recupera un gran pallone. Dzeko sta andando molto molto bene. Attenzione Dzeko, vediamo cosa si mette qua Dzeko. E il passaggio a Bruno Perez. Attenzione Bruno Perez, Bruno Perez. Bruno Perez si gira, Bruno Perez se ne va. Spinazzola, vediamo cosa si mette qua Spinazzola. Jasmine Kurtic, allora. Kurtic, attenzione Meunier, Meunier, vediamo cosa si inventa qua. Meunier, ottimo, fermato da Strootman, allora può ripartire la Roma. Raja Nainggolan, Raja Nainggolan, attenzione Nainggolan, può ripartire, niente da fare, allora Toloi. Attenzione, D'Alessandro, D'Alessandro, vediamo un po', bravissimo, allora Florenzi, Florenzi, stiamo attenti, ottimo il passaggio a Nainggolan, poi Caldara. Allora Toloi, allontana ancora la difesa bergamasca. Fazio, non ci ha fatto passare qua la difesa rispetto alla nostra che ha fatto veramente un buco al gol del pareggio. Kurtic, allora, Ilicic, ancora l'Atalanta, ragazzi. Siamo un po' in difficoltà, Ilicic, attenzione Kurtic, Kurtic, Jasmine Kurtic, prova il tiro, Alisson, para, senza problemi, quindi calcio d'angolo ancora per l'Atalanta, attenzione, prova, Gonalon allontana e quindi sarà rimessa laterale. Sì, Spinazzola, Paloschi, Paloschi, ancora Paloschi, mamma mia, l'ha presa Grassi? E Alisson allora può ripartire da Raja Nainggolan, Raja Nainggolan fa Dzeko, Edin Dzeko, attenzione Dzeko, vediamo un po', Florenzi, passaggio a Gonalon, Gonalon, attenzione Gonalon, vediamo un po', per Bruno Perez, proprio il cross in mezzo, Bruno Perez, masiello di testa, ottimo qua, e allora calcio d'angolo, El Shaarawy, può provare il cross ancora Berisha, la blocca, ha fatto bene qua a uscire il portiere dell'Atalanta, Toloi, attenzione. D'Alessandro, vediamo un po', D'Alessandro. Attenzione D'Alessandro, ancora ci prova D'Alessandro, ottimo Strootman. Non concediamo troppo. Petagna, attenzione, Petagna. Qua c'è Kolarov, Manolas, anzi. Allora può ripartire, Kolarov, attenzione. Raja Nainggolan. Vediamo un po', passaggio del Shaarawy. El Shaarawy, passaggio a Florenzi. Florenzi, attenzione. Gonalon, Florenzi, ancora Florenzi, può provare il tiro, Florenzi! Di poco fuori. Attenzione. Per la Roma lo batte subito, non c'è tempo, dai ragazzi, non voglio. Insomma, non dobbiamo pareggiare, eh. Sto parlando ovviamente in tema giallorosso. Attenzione Florenzi. Florenzi con Alon, stiamo attenti. Ilicic allontana Ilicic e quindi rimessa laterale per la Roma. Bruno Peres. Vediamo un po'. Florenzi. Si gira Florenzi, si gira Florenzi. Cross in mezzo, Berisha. Esce. Ilicic, attenzione, Bruno Peres può provare da fuori Bruno Peres. Brutto qua. Poco potente. E quindi Berisha.
Masiello, attenzione, vediamo un po' cosa inventa. Grassi, D'Alessandro, attenzione D'Alessandro. 3 minuti di recupero, ragazzi, 3 minuti di recupero e siamo ancora sull'1-1. Kolarov, Esharawi, Nainggolan, attenzione Nainggolan. Dzeko, può ripartire Dzeko, ma prova Florenzi, abbiamo provato comunque. E vediamo un po' ancora. Vediamo un po', calcio d'angolo, possiamo provare questo calcio d'angolo, Strootman, Strootman, prova, Grassi, Florenzi, proviamo, niente.